Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi predichiamo Qigong e della playlist Stop al mal di schiena. Continuiamo gli esercizi per rafforzare la nostra schiena, per curare i disturbi a carico della nostra schiena e facciamo un esercizio che si chiama la gru bianca sbatte le ali, per andare a sciogliere oltre che al busto, al tronco, tutto il tronco, anche le braccia e le mani. Questo esercizio lo faremo in due versioni, la prima utilizzando tutte e due le mani e poi invece andremo a utilizzare una sola mano con torsione del busto. Allora cominciamo, andremo a fare questo esercizio. Quindi quando solleviamo il busto andiamo a sollevare le mani con il palmo rivolto verso l'alto, sono le nostre ali, le braccia e le mani, l'estremità delle ali. Quando invece andremo a piegare il busto, le mani scenderanno giù e quindi faremo questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro e lo faremo 10 volte. Raccomando però di fare anche più ripetizioni, sempre coordinando concentrazione, respirazione e movimento. Questo è un esercizio molto molto utile per sciogliere il tronco, ma per sciogliere anche diciamo le braccia e le mani e portare energia fresca all'estremità. Quindi ci mettiamo in posizione, apriamo leggermente le gambe e andiamo a sbattere le nostre ali come se fossimo la gru bianca. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora tre, ancora due, ancora una e stop. Ora pratichiamo l'esercizio solo con una mano, quindi andremo a mettere una mano, la mano sinistra ad esempio, sull'addome e facciamo l'esercizio dello sbattere le ali con la mano destra. Per cui andiamo a, in questo caso, ad alzarci, quindi col busto, e alziamo la mano, e poi andiamo a fare una flessione in questo modo in fase di espirazione. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, le facciamo sempre 10. Movimento morbido e 10. Andiamo con l'altra mano, quindi la flessione sarà di là, così. Espiro, 9 e 10. Torniamo in posizione in piedi, lasciamo andare le nostre mani, chiudiamo gli occhi, respirazione profonda e sentiamo sul nostro corpo il lavoro di Qigong che abbiamo fatto in questi pochi minuti. Vi invito a ripetere fare più serie da 10 del primo esercizio e più serie da 10 con entrambe le mani del primo esercizio, arrivare almeno a 10 minuti. Questo esercizio produrrà i suoi effetti, cioè quello di sciogliere tutto il corpo, la schiena, la parte davanti, quello di andare con queste torsioni, no? E il movimento della singola mano, anche a massaggiare gli organi interni e a sciogliere anche la parte esterna. Avrete anche più energia nelle mani e nelle braccia, perché questo movimento, se fatto in maniera armoniosa, coordinando con l'attenzione sulla gru bianca che sbatte le ali e il movimento morbido delle mani che sbattono le ali e la respirazione. Inspiro, espiro. Stessa cosa quando andrò a fare il movimento laterale. Inspiro, espiro. Morbido, inspiro, espiro. Finisce qui questa pratica di Qigong della serie Stop al mal di schiena.
Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo a tante più persone, tutte quelle che ritenete che possano avere benefici da questa pratica meravigliosa del Qigong. Grazie, noi ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life.